Finalmente stasera sto canzima a te. Hey! Ragazzi, sono sempre io, il professor Tognarelli, il professore dei momenti belli. Ragazzi, io passo il tempo così. Voi mi raccomando, studiate, studiate, studiate. Un abbraccio, un bacione a tutti e al più presto. E Puff, vi diciamo che se restiamo a casa andrà tutto bene. Ciao! Vi abbraccio forte forte. Mancate. Ragazzi, buongiorno. Stiamo vivendo una situazione particolare, però insieme ce la faremo, mi raccomando. Ciao ragazzi, resistiamo. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi sanno forte. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Dobbiamo stringere forte i denti e restare a casa. Presto torneremo a scuola e ci riabbracceremo così come abbiamo sempre fatto. La scuola è troppo silenziosa senza di voi, quindi restate a casa. Ciao ragazzi, come state? Mi raccomando, in questo periodo studiate, guardatevi la TV, leggete un bel libro e soprattutto godetevi questi momenti con la vostra famiglia, perché è il vostro pilastro più importante della vostra vita. E cercate di volervi bene sempre, tenetevi in contatto. Noi prof vi pensiamo sempre e ci mancate tanto. Ciao ragazzi, allora perché non approfittiamo di questo momento per realizzare le nostre specialità? Gli ingredienti sono forza, coraggio, pazienza, fantasia e ingegno. Mi raccomando, utilizzateli tutti e non vedo l'ora di provare le vostre specialità. Ciao! Ma va prima tu, e allora sì, abbracciami più forte, perché pochi sanno forte, se tutto tempo che è passato. Ragazzi, ciao, vi saluto e vi abbraccio anche se virtualmente. Mi raccomando, dico tutti i giorni, ma ogni tanto aprite la piattaforma e lavorate. Ci rivedremo, restate in casa, ma ne usciremo vittoriosi. Un saluto a tutti, mi raccomando, studiate, 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 se ci riuscite. Un saluto e un abbraccio virtuale da me e da Icaro. Andrà tutto bene. Ciao ragazzi, vi rubo solo un attimo per dirvi che mi mancate tutti, tutti quanti, così come mi mancano tanto i miei colleghi. Ma presto torneremo nella nostra scuola e ci riprenderemo la nostra vita e la nostra routine, e sarà ancora più bello di prima. Vi voglio bene. Caro saluto ai nostri insuperabili ragazzi. Coraggio, siete la nostra forza, andrà tutto bene. È un periodo nero, cari studenti dell'alberghiero. Questo virus maledetto ci ha costretti sotto un tetto. Ricordo con nostalgia quei momenti belli quando venivate a chiedermi «Dov'è Tognarelli?». Ma la cosa più bella che oggi tornare a scuola è il vostro chiodo fisso. Non preoccupatevi, accadrà, ed è lì che vi aspetta la chimisso. Io sto a casa e seguo i miei alunni che mi mancano tanto, e tutti insieme ce la faremo. Un abbraccio a tutti. Buongiorno ragazzi, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Noi come tutti stiamo a casa, facciamo lezioni, facciamo compiti insieme ai nostri figli, e mi auguro di rivedervi presto. Un abbraccio, ciao, salutate, ciao.
pochi sanno fuori. Se tutto tempo che è passato è tempo perso, o si rimane non esiste niente. Allora ragazzi, buongiorno. Io sono in postazione lavoro, mi tocca la cucina perché i miei figli hanno requisito le altre stanze. Che dirvi? Restate a casa prima di tutto, seguite le indicazioni sulle lezioni che vi do nelle classi virtuali, cercate di essere presenti tutti, buon lavoro, ci vediamo presto, ciao! Ragazzi, che dire, stiamo vivendo davvero un periodo difficile. Sicuramente ci prende spesso lo sconforto, la paura, a volte anche la rabbia nei confronti di questo nemico invisibile che ha completamente cambiato la nostra vita. Però noi dobbiamo essere forti, dobbiamo lottare, rispettare le regole e vedrete che presto tutto passerà e noi potremo continuare a inseguire i nostri sogni. Io vi saluto con tutto il cuore, un abbraccio grande e soprattutto vi ringrazio di essere con noi la mattina a vivere questa nuova avventura che è la didattica a distanza. A presto. Ragazzi, come state? Spero tutto bene e soprattutto spero di rivedervi presto. Fate i bravi. Ciao raga, fate i bravi, restate a casa, a da passà. Baci. Ciao ragazzi, non mollate, state a casa, studiate e ce la faremo! Un caro saluto a tutti i nostri meravigliosi ragazzi, sono sicura che andrà tutto bene. Ciao! Buonasera ragazzi, mi fa molto piacere potervi salutare, mi mancate tanto. Questi sono tempi di cambio, sono convinta che sono di cambio. Quindi ognuno deve viverlo con molta fede, con molto coraggio e con entusiasmo. Ci vediamo a scuola. Vi voglio bene. Ciao ragazzi, un caro saluto a tutti. Vi voglio bene e mi mancate tanto. Forza, ce la faremo. Buonasera ragazzi, state tranquilli, ce la faremo. Forza! Ciao ragazzi, vi saluto anch'io. Dimostriamo anche questa volta di essere una bella comunità, lavorando insieme online e rispettando le regole che ne verremo fuori. Vi saluto tutti. Ciao a tutti e speriamo che questo brutto momento passa subito. Ciao! Ragazzi, buongiorno. Volevo salutarvi, mandarvi un abbraccio virtuale e mi raccomando, continuate così perché forza che tutti insieme ce la facciamo. Un saluto! Ciao ragazzi, pensavate di esservi liberati di me, eh? E invece sono qui al computer, l'avreste mai detto? A correggere i vostri compiti, scopiazzati e pieni di errori, ma anche a rassicurarvi. Sono sempre a vostra disposizione per qualunque cosa, ci vedremo presto, baci baci baci! Salve a tutti, spero stiate tutti bene, state a casa, non uscite, seguite le regole, cercate di fare qualcosa, di studiare, di leggere libri, lo so che per voi è un'orticaria questa, però tutti insieme ce la facciamo, non vi preoccupate, cercheremo di starvi vicini in tutti i modi e soprattutto un grande saluto agli juventini e un ricordo per loro. Ciao! Ciao ragazzi, come state? Spero che stiate tutti bene. Mi raccomando, non vi rilassate troppo, mangiate, andate su Classroom, fate i compiti, ma soprattutto fate attività sportiva. Anche se siete a casa, potete camminare, potete ballare, potete giocare con la palla, anche se gli spazi ristretti. La sera di miracoli, fai attenzione. Ma una cosa più importante, restate a casa, è la cosa fondamentale. Per i vostri amici. Vi do un bacio a tutti e vi abbraccio. C'era che i cani parlano tra di loro. Ciao. Ragazzi, buongiorno. Un saluto dal giardino di casa mia e da questo bel verde che ci dona tanta speranza per questo periodo. Mi raccomando, ce la faremo. Non perdiamo la speranza. Stasera così dolce. Un saluto a tutti. Ciao ragazzi, un abbraccio virtuale a tutti.
È un brutto periodo, ma presto sarà solo un ricordo. Tenetevi in forma con l'allenamento che vi ho mandato, rispettate le regole e state bene. E ci vediamo presto. Salute. Salve ragazzi, un saluto a tutti e speriamo di vederci prestissimo tutti a scuola. Andrà tutto bene. Si muove la città. Che senza corrente camminerà, ma questa sera vola le sue vene nelle case sono mille lenzuola. Buongiorno ragazzi, vi mando un saluto affettuosissimo e un caloroso abbraccio dal lago di Lesina e mi raccomando, ci rivedremo presto perché ce la faremo. Ragazzi, vi volevo dire che mi mancate tanto, mi mancano tutti gli alunni delle mie 12 classi e mi mancano anche quelli più vivaci con cui quotidianamente mi scontravo. E finirà questo incubo, torneremo a vederci e a fare lezione in classe e nel frattempo cerchiamo di rispettare le regole. Stiamo a casa, lavoriamo a distanza, è molto importante. Vi saluto, vi abbraccio, un saluto alle vostre famiglie. Ciao, a presto. Comando ragazzi, energia e coraggio! Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo momento di geografia. Mi mancate. Io spero di rivedervi presto, ma questo sarà possibile solo se seguiamo le regole, quelle regole di cui abbiamo tanto parlato in classe. Vi abbraccio e a presto. Ciao ragazzi, spero mi riconoscete tutti. Sono un po' diversa rispetto alla scuola, un po' Befanella. Vi voglio bene a tutti. Ciao ragazzi, a prestissimo. Vi voglio tanto bene. Ciao. Ragazzi, un saluto a tutti. Resistiamo. E alle vostre famiglie un augurio di una santa Pasqua. Buongiorno ragazzi, ma davvero credevate di esservi liberati di noi? Non sarà così facile, no scherzo, mi mancate tantissimo e presto finirà tutto questo e torneremo a stare insieme. Coraggio, un abbraccio forte forte e tanti baci. Ciao a tutti e a tutte, spero che state bene. So che sono un po' tempi difficili, ma ritorneremo a vederci sicuramente presto. Un abbraccio e a presto, vi voglio bene. Buongiorno ragazzi, vi saluto e vi ricordo che l'attività fisica, sempre nel rispetto delle regole, apporta benefici non solo al corpo, ma soprattutto in questo periodo anche alla mente. Teniamoci in forma. Buongiorno a tutti, spero che siate tutti bene, voi e le vostre famiglie ovviamente, e spero che stiate rispettando l'indicazione di stare a casa. Per fortuna le nuove tecnologie ci permettono di rimanere in contatto, quindi insomma ci sentiamo comunque vicini, accomunati da questa triste esperienza. E vi saluto e vi do un abbraccio virtuale. Buongiorno e buona primavera a tutti, viva l'Italia, ciao, a presto, speriamo. Buongiorno ragazzi, un abbraccio grande come un bombo a tutti voi e un incitamento a trovare la felicità anche nelle piccole cose. Vi abbraccio di nuovo e a presto. Ciao ragazzi, spero che stiate attraversando questo periodo nel modo migliore, ma soprattutto nella massima sicurezza. Vi mando un abbraccio grandissimo e fate in modo che questo periodo di fermo sia non sia un fermo, ma che sia un momento di riflessione
di studio e di prospettiva. Vi abbraccio forte. Se oggi chiudiamo la scuola potremmo pensare di dover piangere, ma piangere non ci aiuta. E allora ricordiamo, ragazzi, che non dobbiamo mai perdere la speranza. Fate un po' come me, siate un pochino folli, siate un pochino affamati, non dimenticate la magia. Io porto con me questa spillina, e quella di Luna Lovegood, serve per togliere dalla testa i Nargilli e i Gorgosprizzi, serve per ricordare che davvero mai, poi mai, dobbiamo perdere la speranza.